Oggi abbiamo qui la professoressa Nina Mezzetta, se gli passi un minuto. Del Dipartimento di Matematica e Geoscienze, che è qui appunto per presentarci il cosiddetto teorema di Wagner-Nitsch, se la pronuncia corretta. Dopo se tedesco. Comunque, questo problema della matematica e questo teorema appunto afferma che appunto, ogni numero è la somma di almeno 4 quadrati e la somma di al massimo 9 cubi, e appunto questo teorema ha varie applicazioni oltre a essere, diciamo, un importante problema teorico della matematica, ovvero il teorema tutta la matematica, e le applicazioni spaziano dalla chimica alla filogenetica, e appunto quindi non riguarda solo la matematica, potrebbe pensare così, anche direttamente non si aspetterebbe fosse così, e comunque ha queste varie applicazioni che dopo scopriremo essere interessanti. Speriamo. Bene, grazie per l'ascolto, godete di conferenza. Allora, grazie per la presentazione. Allora, vediamo se adesso parla. Ok, si vede bene? Bene, allora grazie dell'invito, spero di riuscire a essere abbastanza comprensibile anche a chi non è uno studente di matematica, ce ne sono un bel po' qua, ma so che non tutti sono studenti di matematica. Allora ci sarà una prima parte che credo dovrebbe essere comprensibile a tutti, che riguarda il caso dei numeri interi. Poi una seconda parte, che sarà un po' una generalizzazione del problema di Worry al caso dei polinomi, e credo che anche i polinomi, tutto sommato, li conoscono tutti. Comunque cercherò di introdurre dall'inizio. E poi nell'ultima parte, se ci sarà tempo, però abbastanza velocemente, perché è un po' complicato entrare nei dettagli, cercherò di dare due esempi di applicazioni di questa teoria. E appunto lo scopo è cercare di presentare un argomento che negli ultimi anni ha avuto un notevole successo, è stato molto studiato, si sono avuti risultati nuovi su problemi che erano aperti da moltissimo tempo. E in particolare un aspetto interessante è che sono nate delle nuove collaborazioni tra matematici e scienziati di vari campi, su argomenti tutto sommato relativamente semplici, cioè che non richiedono un background matematico molto molto avanzato, come invece spesso succede. Quindi anche per questo motivo ho pensato che questo argomento si poteva prestare a, così, a un incontro con degli studenti. In ogni caso, fate domande, fermatemi se vi sembra che sto andando troppo veloce, non c'è nessun problema. Allora, cominciamo dall'inizio. Allora, il problema di Worry nasce, come scrivevo lì, come un tipico problema di teoria dei numeri, molto molto semplice da enunciare all'inizio, e nasce dall'osservare che se uno comincia a cercare di scrivere un numero intero positivo come somma di quadrati, gli bastano pochi addendi, no? Allora cominciamo proprio dall'inizio, 2 è 1 al quadrato più 1 al quadrato, 3 è 1 al quadrato più 1 al quadrato più 1 al quadrato, 4 è 2 al quadrato. Ecco, questo sul volantino che è stato distribuito era stato ricopiato male, cioè 4 uguale 2 più 2 è vero, ma non è interessante per questo problema, cioè la cosa significativa è che 4 è uguale a 2 al quadrato.
Poi per 5 ci vogliono 2 addendi, 2 al quadrato più 1, per 6 ce ne vogliono 3, per 7 ne abbiamo bisogno di 4 quadrati, con 8 riscendiamo a 2. E uno può andare avanti, divertirsi e fare tutte le prove. Allora è chiaro che ogni numero si riesce a scrivere come una somma finita di quadrati, perché ho a disposizione l'1, no? E quindi in pratica prendo il quadrato più vicino e poi ci aggiungo alla peggio un certo numero di 1. Allora però il problema è qual è il minimo numero di addendi necessario per poter esprimere ogni numero intero positivo come somma di quadrati, no? Questo è un problema abbastanza naturale. Allora appunto, cominciando a guardare e fare delle prove, si scopre per tentativi che sembrerebbe bastare 4. Allora vediamo cosa si è via via scoperto su questo problema. Allora Fermat, il famoso matematico dell'ultimo teorema di Fermat, che suppongo tutti avrete sentito nominare, nel 600 aveva dimostrato, veramente aveva affermato il risultato che è scritto là, cioè che se P è un numero primo diverso dal 2, vi ricordate cos'è un numero primo? C'è qualcuno che non si ricorda cos'è un numero primo? Un numero primo vuol dire un numero che non si può scrivere un prodotto come prodotto di due numeri tutti e due più piccoli di lui, no? Cioè P non si può scrivere come A per B, dove nessuno dei due è uguale a P. Allora, se P è un numero primo diverso da 2, 2 è un numero primo, poi c'è 3, 5, 7, poi saliamo a 11 e così via. P è l'unico numero primo pari. Allora, se P è un numero primo dispari, cioè diverso da 2, allora P è somma di due quadrati se e solo se P ha resto 1 nella divisione per 4. Quindi questo teorema, no, permette di dire quando per un numero primo sono sufficienti due addendi per esprimere P come somma di quadrati. Allora, come già era successo per il famoso ultimo teorema di Fermat, anche questo teorema era stato enunciato da Fermat ma non dimostrato. Allora, successivamente poi è stata data una dimostrazione, in particolare da Eulero, e però naturalmente questo non chiudeva il problema. Allora Gauss, altro grande matematico molto, molto famoso, nel 700 dimostra questa osservazione che ho scritto, cioè se n è un intero positivo che dà come resto 7 nella divisione per 8, allora non si può scrivere n come somma di meno di 3 quadrati. Questo vuol dire che non soltanto per 7, un 7 richiede 4 addendi, ma nello stesso modo o in modo analogo si comportano tutti i numeri che quando li divido per 8 danno come resto 7. Ecco, per questi non bastano 3, quindi questo vuol dire che se cerco il minimo intero n, no? Tale che ogni numero si possa scrivere come somma di al più n quadrati, 3 non basta, ci vuole almeno 4. Ecco, allora finalmente nel 1770 Lagrange ha risolto il problema e ha dimostrato che ogni numero intero positivo è somma di al più 4 quadrati di numeri. Allora, Lagrange, non so se ne avete sentito parlare, nonostante il nome francese, Joseph-Louis Lagrange, era un matematico italiano nato a Torino e appunto ha portato contributi a vari campi della matematica, in particolare alla teoria dei numeri, quindi questo è un contributo italiano a questo problema. Quindi per le somme di quadrati ogni numero si può scrivere come somma di 4, non c'è bisogno di più. Allora andiamo avanti. E qua entra in scena Waring. Waring era inglese e anche lui vissuto nel 700, è stato un professore lucasiano, sapete,
questa cattedra lucasiana a Cambridge è una cattedra molto molto prestigiosa, è stata coperta da Newton, esiste ancora, la teneva Hawking fino a poco tempo fa, no? E quindi vuol dire che era un professore molto molto importante. E nel 1770 lui scrisse questo libro, Meditationes Algebraicae, scriveva in latino, e in questo libro, tra le varie cose che appunto affermò e dimostrò, allora, così una curiosità è che per la prima volta compare stampata la congettura di Goldbach. Questo è un altro discorso, però è abbastanza così interessante. Sapete, la congettura di Goldbach è uno dei problemi facili da enunciare in matematica, però molto molto difficili da studiare. La congettura di Goldbach afferma che ogni numero primo, scusate, ogni numero pari maggiore di 2 è scrivibile come somma di 2 numeri primi. Cioè, per ogni numero pari posso trovare 2 numeri primi la cui somma dà il numero fissato. Ecco, invece l'affermazione che a noi interessa è che ogni intero, numero sempre intero positivo, si può scrivere come somma di al più 9 cubi di numeri interi e come somma di al più 19 potenze quarte di numeri interi. Cioè passiamo in pratica dal caso delle somme di quadrati alle somme di potenze più alte, di cubi e di potenze quarte. Allora, cosa hanno di comune la congettura di Goldbach e questa affermazione? Che riguardano la cosiddetta teoria additiva dei numeri, cioè appunto la possibilità di scrivere certe classi di numeri come somme di addendi di un certo tipo. Questi problemi, che sono molto facili da enunciare, sono in realtà poi molto difficili da affrontare, perché in realtà sono più abbordabili i problemi di tipo moltiplicativo che riguardano i numeri. Per affrontare i problemi di tipo additivo gli strumenti a disposizione sono meno efficaci. Allora, in questo libro Waring fa questa affermazione, in particolare che riguarda le somme di cubi e quarte potenze, come aveva fatto Fermat, non dare una dimostrazione di questa affermazione. Quindi, nel seguito i matematici si sono impegnati a cercare di dare una dimostrazione dell'affermazione di Waring. Allora, vediamo così qualche esempio che riguarda i cubi. Allora, vedete, qua sono partita da 8, perché prima di 8 posso scrivere soltanto come somme di 1, no? Un numero minore di 8. Allora, 8 è 2 al cubo, poi vado avanti, 9 è 2 al cubo più 1, eccetera, eccetera. Continuo ad aggiungere copie di 1. Il numero successivo per cui riesco a calare il numero di addendi è 16, che è 2 al cubo più 2 al cubo. E dopo andrò avanti, 2 al cubo più 2 al cubo più 1 più 1 più 1, no? Finché arrivo a 24, che è somma di 2 al cubo più 2 al cubo più 2 al cubo. Poi 27 sarà 3 al cubo. No? Quindi capite un po' come vanno le cose. Allora, facendo questo tipo di prove, c'è il 15 che richiede una somma di 8 cubi, il 23 che ne richiede 9. No? Ecco, allora, quello che in pratica Waring aveva ipotizzato è che 9 bastassero per qualunque numero intero positivo. Questa è un po' così l'idea di come uno poteva ingenuamente cercare di affrontare questo tipo di ragionamento. Ecco, allora, come dicevo, Waring non dà la dimostrazione di queste affermazioni, però aggiunge una frase e dice: preso un qualunque intero k maggiore o uguale a 2, esiste un numero n di k, cioè un numero n che dipende da k, tale che ogni numero intero si può scrivere come somma di al più n di k potenze kesime. Cioè riesco a determinare un n di k tale che qualunque sia il numero mi bastano n di k addendi, cioè il numero di addendi necessari a un limite è n di k il più piccolo per cui
cui vale questo limite. Allora, per quello che abbiamo visto, quello che sarà n di k nel caso 2 è 4, no? Questo è il teorema che abbiamo visto, è stato dimostrato da Eulero. Allora, quello che affermava Waring è che n di 3 uguale a 9 e n di 4 uguale a 19. Allora, quindi in questo libro Waring fa due affermazioni e una congettura. Quella scritta qua in rosso è una congettura che non dimostra. E questa è la congettura di Waring. Ecco, allora, la congettura di Waring è stata dimostrata nel 1909 da Hilbert. David Hilbert è stato un grande matematico tedesco, non so se ne avete sentito parlare. E Hilbert ha dato contributi in moltissimi rami della matematica, alla teoria dei numeri, all'analisi, alla geometria, ai fondamenti della matematica, alla fisica matematica, e in particolare Hilbert, avete sentito parlare senz'altro di spazi di Hilbert. Hilbert è anche molto molto noto perché nel 1900 enunciò una serie di 23 problemi che poi hanno segnato lo sviluppo della matematica in tutto il secolo scorso. In occasione del convegno internazionale dei matematici del 1900, Hilbert, anziché parlare, come di solito tutti fanno, di qualche suo risultato recente, aveva scelto di in pratica indicare alcuni problemi che lui riteneva particolarmente significativi e proporli all'attenzione del mondo matematico. E difatti ha ottenuto il risultato che sperava, cioè veramente questi 23 problemi sono diventati un po' le linee guida della matematica del secolo scorso. Ecco, allora Hilbert riesce a dimostrare la congettura di Waring, però la sua dimostrazione non dà una espressione esplicita per questo numero n grande di k, cioè dimostra che esiste un numero, quindi è un teorema di esistenza, ma non è un teorema effettivo, cioè non dà un'espressione per questo teorema. Quindi la ricerca è continuato a essere studiata, e soltanto negli anni 90 è stata data un'espressione esplicita in seguito a risultati di molti matematici. L'ho scritta qua, non è che sia particolarmente significativa l'espressione, però vedete, vi spiego un po' i simboli che compaiono. Allora abbiamo n di k è uguale a 2 alla k più la parentesi quadra, vuol dire la parte intera del numero 3 mezzi alla k meno 2. Questa formula vale purché sia verificata la relazione che ho scritto sotto, altrimenti c'è una formula un pochettino più complicata che contiene dei termini correttivi. Quella espressione scritta sotto, allora, che cosa significa? Con la parentesi graffa si intende la parte decimale, cioè prendo 2 alla k e poi la parte decimale di 3 mezzi alla k più invece la parte intera di 3 mezzi alla k, tutto questo deve essere minore o uguale di 2 alla k. In quel caso vale quell'espressione per n di k, altrimenti c'è un'espressione un po' diversa. Quindi vedete che non era facile determinare esplicitamente questa espressione, e questi sono appunto risultati degli anni 90. Allora andiamo avanti e ripensiamo a quello che abbiamo scritto prima. Cioè, i matematici non sono mai soddisfatti e cercano di raffinare i loro risultati. Allora è stato enunciato questo problema che è noto come il grande problema di Waring. Allora, che cosa si chiede? Si chiede di trovare un numero che si indica con g di k, che è il minimo intero tale che ogni numero intero abbastanza grande è somma di al più g di k potenza k pesima. Allora, che cosa vuol dire questo? Allora, noi sappiamo che
ogni numero intero positivo è somma di al più 4 cubi. Non è che per caso, da un certo punto in poi, cioè se il numero è abbastanza grande, riesco a scriverli tutti con soltanto 3 addendi, che magari soltanto per un numero finito di numeri ci sia bisogno di 4 addendi. Allora, in effetti no, perché quello che si dimostra è che non, comunque prendo un numero grande, ci sarà un numero più grande che richiede 4 addendi quadrati. Ecco, invece per i cubi, torniamo un attimo indietro, allora n di 3 è uguale a 9, cioè e sono sufficienti 9 addendi per scrivere un numero come somma di cubi, e per qualche numero c'è proprio bisogno di 9 addendi. Però i numeri che richiedono 9 addendi sono un numero finito, no? Quindi da un certo punto in poi me ne bastano di meno. Allora, in effetti, quello che al momento si sa è che questo numero g di 3 è al più 7, cioè numeri che richiedono 9 cubi ce n'è un numero finito, numeri che richiedono 8 cubi ce n'è un numero finito. Non si sa se quelli che ne richiedono 7, non si sa ancora se quelli che ne richiedono 7 sono un numero finito oppure no. Invece g di 4 uguale a 16, là vi ricordate si aveva 19, si riesce a scendere fino a 16. Ok, e su questo problema, che è il grande problema di Warren, la ricerca è ancora aperta, cioè, ancora non si sa, pensate che addirittura per i cubi non si sa ancora qual è la risposta, quindi c'è lavoro su questo tipo di problema. Ecco, questa è la prima parte, cioè quello che riguarda il problema di Warren per i numeri. Allora qua ci sono articoli di survey in cui uno si è interessato per andare a guardare che cosa esattamente si sa, che cosa non si sa, quali sono le tecniche. Sono appunto tipici problemi di teoria dei numeri. Allora, però, quello che vogliamo fare è allargare un po' il nostro orizzonte, cioè uscire dal campo della teoria dei numeri e considerare dei problemi analoghi, però non necessariamente per numeri, ma per altri oggetti che si possano sommare o moltiplicare. Allora, per chi ha incontrato la nozione di anello, cioè diciamo che gli analoghi del problema di Warren si possono enunciare in un anello. Un anello è un insieme in cui è definita una somma, è definita una moltiplicazione, queste devono verificare certe proprietà di compatibilità, proprietà associativa, distributiva, eccetera. Allora ha senso affermare che un elemento di questo anello si possa scrivere come somma di potenze cartesine di elementi. Quindi questo problema di Warren ammette degli analoghi in ambienti molto diversi. Ecco, allora quello su cui mi soffermerò è il caso dei polinomi più variabili. Allora, penso che tutti avete incontrato polinomi nella vostra carriera scolastica, a partire dalle medie. E comunque vediamo di fare un piccolo ripasso. Allora, a noi interessano polinomi in n indeterminate, dove n può essere un numero 1, 2, 3, in particolare ci interessa più di una indeterminata. Le chiamiamo x1, x2, xn. Se vi piace di più le potete chiamare x, y, z, t, chiamiamo x1, xn. E consideriamo polinomi a coefficienti nel campo complesso, numeri complessi. Numeri complessi, sapete che
questi, penso tutti. Che cosa sono? Non sono quei numeri del tipo A più IB, no? Un numero reale più I volte un altro numero reale. I è l'unità immaginaria, quella che elevata al quadrato fa meno 1. Ecco, quindi quello che noi consideriamo sono polinomi a coefficienti complessi nel indeterminante o variabili x1 xn. Tutti questi polinomi formano un anello, perché questi polinomi si possono tra di loro sommare, si possono moltiplicare e valgono tutte le buone proprietà che si richiedono in un anello. Allora, due esempi di polinomi che ho scritto là, per esempio 2 meno x1 più 3 x1 x2 x3 alla quarta, questo è un polinomio in x1 x2 x3. D'accordo? C'è un termine noto che è 2, c'è un termine di grado 1, che è questo meno x1, e poi c'è un termine di sesto grado, 3x1, x2, x3 alla quarta. Il secondo termine è un polinomio in x1, x5, vabbè, qua c'è un coefficiente che è radice di 2, allora qua vedete, c'è un termine di grado 2 e uno di grado 7. Con le indeterminate io posso costruire dei monomi. I monomi sono prodotti di variabili con coefficiente 1. Quelli, per esempio, quelli che ho scritto x1, x2, x3, x1 al quadrato, x2, x2 alla terza, x2, x3 al quadrato, sono monomi in x1, x2, x3 di terzo grado. Ecco, allora un polinomio in generale è una somma di monomi. No? Allora nel primo polinomio scritto là c'è 2, che comunque è un monomio di grado 0, non c'è nessuna indeterminata, poi c'è x1 e poi c'è x1, x2, x3 alla 4. Quindi abbiamo una somma di monomi con certi coefficienti che sono numeri complessi. Bene. Ecco, allora, quello che ci interessa sono i cosiddetti polinomi omogenei, cioè polinomi che si ottengono sommando monomi che sono tutti di uno stesso grado con coefficienti complessi. Allora, che cos'è il grado di un monomio? È la somma degli esponenti con cui compaiono le variabili, no? Allora, nell'ultima riga abbiamo x1, x2, x3, e gli esponenti sono 1, 1, 1, quindi la somma è 3. Nel secondo x1 al quadrato x2, gli esponenti sono 2, 1, la somma è 3, e così via. Invece nel primo, 2 meno x1 più 3 x1 x2 x3 alla quarta, c'è un monomio di grado 0, uno di grado 1, uno di grado 6. No? x1, x2, x3 alla quarta è di grado 6. Ecco, allora, per ogni d, che è un numero maggiore o uguale a 0, possiamo considerare i polinomi omogenei di grado d o anche forme di grado d. Per esempio, se prendo due indeterminate, allora al grado 1, i polinomi omogenei di grado 1 si ottengono facendo la somma di x1 e x2 con due coefficienti complessi, no? Del tipo ax1 più bx2, a e b sono numeri complessi qualunque. Di secondo grado, allora, con x1 x2, monomi di secondo grado sono x1 alla seconda, x1 x2, x2 alla seconda. Quindi faccio somme di questi tre monomi con coefficienti numeri a, b e c in questo caso. Un esempio è quello che ho scritto là, i x1 alla seconda meno 126 x1 x2 e x2 alla terza. Per i polinomi omogenei di grado 3 in x1 x2 ho 4 monomi. E così via. Se invece ho tre variabili, x1, x2, x3, allora il numero aumenta. E i polinomi omogenei di primo grado sono del tipo 1x1 più 2x2 più 3x3, questi si chiamano anche forme lineari. Al secondo grado già ne ho 6, perché i monomi sono parecchi di più quelli che sono scritti là. No? x1 alla seconda, x1, x2, x1, x3, x2 alla seconda, x2, x3, x2 alla seconda. E così via. Insomma, uno fissa il numero delle indeterminate e si costruisce tutti i possibili.
possibili monomi e poi i polinomi omogenei di quel grafo. Ecco, allora il problema che uno si può porre è questo. Supponiamo di avere fissato un polinomio f omogeneo di grado d. Allora ci chiediamo se f si può scrivere come somma di potenze diesime di polinomi lineari, cioè omogenei di grado 1. Quindi se esiste un k tale che f si possa scrivere come l1 alla d più l2 alla d più lk alla d. Allora, f a grado d, se voglio potenze diesime, l1 e lk devono avere grado 1, perché quando elevo un polinomio alla potenza kesima, il suo grado viene moltiplicato per k. Quindi ci chiediamo se esiste un polinomio di questo tipo. Allora, esempi scritti sotto per polinomi di due variabili. Abbiamo il primo polinomio è x1 alla seconda più 2 x1 x2 più x2 alla seconda. Ci chiediamo se lo possiamo scrivere come somma di quadrati di polinomi lineari. Allora, lui è un quadrato, un prodotto notevole. Quello non è niente altro che x1 più x2 quadrato. Quindi in questo caso k vuole 1, cioè lo scriviamo, lui è quadrato. L'esempio, il secondo che ho scritto, 5x1 quadro più 2x1 x2 più 2x2 quadro, questo si può scrivere come somma di 2 polinomi al quadrato, quale cosa però non si vede immediatamente. Cioè sapere, capire che quel polinomio scritto là è somma di due quadrati non è così immediato. Allora uno può mettersi a fare delle prove, in questo caso viene fuori k uguale a 2. Ma perché ci interessa questo problema di scrivere un polinomio come somma di potenze di esime? Ci interessa perché se sappiamo che questa scrittura è possibile e conosciamo il k, in pratica possiamo usare delle forme canoniche per dei polinomi. Cioè possiamo ogni polinomio pensarlo ridotto a quello che si chiama una forma canonica, cioè un'espressione particolarmente semplice che ci può essere utile anche per scopi teorici, no? Se uno vuole dimostrare qualche risultato che vale per qualunque polinomio e sa che tutti i polinomi ammettono un'espressione di quel tipo, può supporre direttamente che siano scritti così. Ecco, allora qua ci sono varie cose che si sanno. Allora, per esempio, se uno prende un polinomio di terzo grado in due variabili e se questo polinomio è abbastanza generale, allora quello che si può constatare facendo dei conti è che questo polinomio sarà somma di due cubi. Polinomio di terzo grado in generale si potrà scrivere come somma di due cubi. Però c'è questo esempio che è abbastanza famoso, è dovuto a Terracini, che è stato un matematico italiano del secolo scorso, più o meno, parlava degli anni 50. E questo polinomio scritto là, x al cubo più 3x quadrato y, non si può scrivere come somma di due cubi. Però c'è questa cosa interessante, cioè possiamo costruire un polinomio che dipende da un parametro t, pt di xy, che quando t tende a 0 diventa il nostro polinomio p di xy. E questo pt per ogni t diverso da 0 è una somma di due cubi. Allora qua c'è una piccola osservazione da fare. È scritto esplicitamente il polinomio. È t-1 fratto t x alla terza più 1 su t x più t y alla terza. Allora voi mi direte, ma questa non è una somma di due cubi, no? Cioè ho due cubi però ho anche dei coefficienti, no? Chi mi dice che t meno 1 fratto t x al cubo sia anche lui un cubo? Qua entra in gioco il fatto che i coefficienti sono numeri complessi e ogni numero complesso è cubo di un altro numero complesso.
cioè l'equazione x alla terza uguale a a, per esempio, ammette sempre soluzioni nel campo complesso. Quindi t-1 fratto t, certamente qualunque sia t, si può scrivere come il cubo di un numero complesso, cioè esiste la radice terza. E quindi tutto insieme quello là sarà un cubo. E stessa cosa per 1 su t. Va bene? Allora, quindi quel polinomio pt di xy è la somma di due cubi. Se poi svolgo i conti, vedete che quando t lo pongo uguale a 0, mi riduco proprio al polinomio di partenza. Allora, quello che si può dimostrare è che ogni polinomio di terzo grado in due variabili, x e y, è somma di tre cubi. Un polinomio abbastanza generale è somma di due cubi, ma comunque ogni polinomio è limite di un polinomio che è somma di due cubi. D'accordo? Cioè, in generale me ne servono tre, per moltissimi me ne bastano due, ma comunque per tutti quanti riesco a trovare un'approssimazione che è somma di due cubi soltanto. Allora, questo si esprime dicendo che, per esempio in quel caso del polinomio P, il suo border rank è 2, il rango bordo, si usa il termine inglese, cioè il suo rango è 3, il rango è il minimo numero di addendi con cui riesco a scriverlo come somma di cubi, quel polinomio P, me ne servono 3. Questo si esprime dicendo che il rango è 3, però il suo border rank è 2, vuol dire è limite di polinomi che sono somma di 2. Quindi entrano in gioco queste due nozioni, che sono appunto il rango e il rango bordo. Ecco, allora, adesso possiamo enunciare il problema di Waring per i polinomi, che dice la cosa seguente. Allora, cerchiamo il minimo numero R che dipende da D e N, tale che un polinomio generale in x1, xn di grado D sia somma di R di Dn potenze diesime di polinomi lineari di grado 1. Cioè, in altre parole, il minimo R tale che ogni P sia del tipo L1 alla D più L. Oppure, se non è scritto così, lo si possa ottenere come limite di polinomi di quel tipo. Allora, il problema di Waring per i polinomi in realtà è l'analogo più del grande problema di Waring per i numeri, quello in cui chiedevamo che da un certo punto in poi, no, qual è quel g di k per cui da un certo punto in poi ogni numero si può scrivere con g di k. Quindi quello che qua chiediamo è di trovare il minimo R per cui ogni polinomio è somma o di R al più R addendi oppure limite di polinomio di quel tipo. Ecco, se invece che metterci quel generale, quindi se togliamo la possibilità che il polinomio sia limite di polinomi di quel tipo, allora il problema diventa molto molto più difficile. Ecco, allora, a questo punto entra in gioco la geometria, cioè usciamo dall'algebra e cerchiamo di capire in termini geometrici che cosa significa questo problema. Allora, consideriamo il caso dei polinomi in due variabili, polinomi di grado 3, no? Questi che abbiamo visto, come quel polinomio P, sono polinomi in due variabili di grado 3. Allora, possiamo costruire una funzione in questo modo. Ho una coppia ST e a questa coppia associo tutti i monomi di terzo grado che posso costruire con S e T. A quei due in mezzo ci metto anche un fattore 3. Quindi ci metto S alla terza, 3S al quadrato T, 3ST quadro T alla terza. Allora, questi quattro numeri, A1, A2, A3, A4, li interpreto come coefficienti di un polinomio. Cioè la coppia di numeri ST
la mando in una quaterna di quattro numeri che interpreto come coefficienti di un polinomio di terzo grado. Quindi posso pensare di associare a ST un polinomio di terzo grado. Allora, visto come li ho definiti, quei quattro numeri, quel polinomio è un cubo, no? Cioè sono i coefficienti del polinomio SX più TY nel cubo. Quindi ho questa funzione e l'immagine di questa funzione la posso pensare come i polinomi che sono cubi. D'accordo? I polinomi di terzo grado che sono cubi. Allora, chi so da dove a dove va questa applicazione F? Allora, anziché pensare che vada coppie di numeri complessi a quaterni, quaterni di numeri complessi, mi metto nell'ambiente proiettivo. Allora, ciò che cosa vuol dire? Il dominio lo interpreto come, chi non ne ha mai sentito parlare forse avrà adesso un po', ma insomma cerco di darvi un'idea così un po' vaga, e cioè così come è scritto ST dove varia? Nelle coppie di numeri complessi. Allora io ad ogni coppia di numeri complessi ST faccio corrispondere un solo numero che è T fratto S se S è diverso da 0. In questo caso lo posso fare T fratto S. Ho sbagliato. Non dovevo scrivere 0 ma dovevo scrivere infinito. Allora, se S è uguale a 0, alla coppia ST faccio corrispondere il simbolo infinito. Quindi, in altre parole, io ad ogni coppia di numeri complessi faccio corrispondere o un numero complesso C che è T fratto S oppure il simbolo infinito, nel caso in cui S è uguale a 0. Quindi interpreto il dominio di questa applicazione come C unito infinito, questa è la retta, per definizione, la retta proiettiva complessa. Cioè invece di pensare che parto da coppie di numeri complessi, penso di partire da questa retta proiettiva, cioè C più il simbolo infinito. E dove vado a finire? Faccio una cosa analoga, interpreto l'insieme d'arrivo come quello che si chiama lo spazio proiettivo complesso di dimensione 3, che interpreto come C alla terza, cioè terna di numeri complessi, più punti all'infinito. Allora qua adesso non entro nei dettagli, però diciamo che è un modo che è abbastanza usato in geometria, in questo passare a questo ambiente proiettivo. Quindi invece di avere un dominio di dimensione 2 e un codominio di dimensione 4, parto da dimensione 1 e arrivo a dimensione 3. Allora, cos'è questa figura? Allora, nello spazio codominio di dimensione 3 c'è una curva che è l'immagine di quell'applicazione, cioè l'immagine di tutte le coppie ST, no? Ed è formato dai punti che si ottengono in questo modo, cioè S alla terza, 3S quadro T e così via. Cioè l'immagine di questa applicazione si può visualizzare come una curva, questa curva si chiama la cubica gola. Allora, che cosa rappresentano i punti di questa curva? Rappresentano i polinomi cubi, perché l'immagine di quell'applicazione, abbiamo detto, la interpretiamo come i polinomi cubi. Quindi abbiamo questa curva in cui i punti rappresentano i cubi dei polinomi. Allora, se io ho due punti della curva, L1 al cubo e L2 al cubo, posso considerare la retta che li congiunge. Allora, i punti di questa retta si possono interpretare come i polinomi che sono del tipo AL1 al cubo più BL2 al cubo. Cioè, somme dei due punti L1 al cubo e L2 al cubo con coefficienti complessi. Allora, le rette di questo tipo si chiamano le rette secanti. Allora, se io considero tutte le rette secanti di quella curva, i punti di queste rette mi rappresentano i polinomi che sono somme di due punti. Cioè
cioè in questo spazio di dimensione 3, in cui ci sono anche dei punti all'infinito che si possono definire con precisione, posso visualizzare i polinomi che sono somma di due cubi come l'unione delle rette che congiungono due punti distinti di quella curva. Allora, cosa resta fuori? Restano fuori le rette tangenti, no? Cioè restano fuori i punti che stanno sulle rette tangenti a quella curva, no? E quelli sono i polinomi come il polinomio P di prima, cioè quelli che non si possono scrivere come somma di due cubi, ma soltanto come limiti di somma di due cubi, perché comunque ogni retta tangente la possiamo interpretare come limite di rette secanti, no? Questa è l'idea che c'è dietro. Quindi in questo spazio di dimensione 3 i punti rappresentano polinomi, un polinomio generale sarà quello che sta su una retta secante e una somma di due cubi, quelli che non stanno su secanti ma sono tangenti sono quelli che hanno border rect 2 e contatto. Questa è l'idea di come tradurre in termini geometrici il problema. Ecco, allora quello che si può fare è definire quella che si chiamano le varietà di secanti di quella curva. Allora avremo l'unione delle rette secanti e tangenti, ed è questa sigma 2. Se invece di prendere soltanto rette secanti prendiamo piani trisecanti, avremo una varietà sigma 3 e così via. Allora, dire che quel numero R di 3, 2 è uguale a R, cioè che ogni polinomio generale si può scrivere come somma di R cubi, significa che sigma R di C3 è tutto lo spazio, ma sigma R meno 1 no. Cioè tutto lo spazio vuol dire ogni polinomio sta su uno spazio R secante. Questa è l'idea. Ok? Ecco, allora, se invece di considerare polinomi in due variabili di grado 3 prendo un n qualunque, un d qualunque, si costruisce una funzione analoga a quella che abbiamo costruito prima. E prendiamo i coefficienti di un generico, di una generica potenza diesima, si costruisce quella che si chiama la varietà di Veronese, le sue varietà di secanti che stanno una dentro l'altra, e quello che si cerca di capire è quando raggiungo tutto Pn grande, tutto lo spazio in cui è contenuta questa varietà. Ecco, quindi risolvere il problema di Waring, cioè calcolare quel numero R di ND, si traduce nel calcolare le dimensioni di queste varietà di secanti. Allora, nel caso in cui abbiamo una curva come quella curva C di prima, quando alzo il grado ma resto con due variabili avrò curve in spazi più grandi, allora che cosa mi aspetto? Quanti saranno i punti che stanno su rette secanti? Allora, la mia curva, adesso cerco di darvi un'idea del modo di ragionare, la mia curva ha dimensione 1, è una curva, dipende, non mi muovo in funzione di un solo parametro. Quindi fissare una retta secante vuol dire fissare due punti della curva e poi mi posso muovere su questa retta, quindi avrò due parametri per i due punti della curva più un parametro per muovermi sulla retta. Quindi mi aspetto dimensione 3 per la varietà unione delle rette secanti, no? Per la successiva, in cui avrò piani trisecanti, allora scelgo tre punti, quindi tre parametri, e poi mi muovo su un piano, quindi dimensione 3 più 2, 5 e così via. Allora, quello che accade e che per due variabili la dimensione segue sempre questa regola, cioè quella che si dice è la dimensione aspettata, e questo ci permette di calcolare R di 2D, qualunque sia D, e precisamente, no, devo andare a cercare il minimo R per cui 2R-1, che è quella dimensione aspettata, è maggiore o uguale a D, che è la dimensione dello spazio di R2.
e quindi R viene fuori, quel simbolo sta a indicare l'arrotondamento superiore di più 1 fratto 2. Ecco, questo si dimostra con metodi tutto sommato abbastanza elementari di geometria algebrica. Se però vogliamo aumentare il numero delle variabili, le cose diventano un po' più complicate, perché questo conto un po' ingenuo di dimensione che abbiamo appena fatto non è sempre vero, e perché ci sono dei fenomeni un po' così, un po' particolari che si possono presentare, cioè la dimensione, il calcolo delle dimensioni di quelle varietà dissecanti non è così elementare come nel caso delle curve. Allora, nel 1995 comunque Alexander e Chovitz, due matematici francesi, hanno risolto questo problema calcolando per ogni coppia di ed n, questo numero R di Dn, la formula è quella scritta là, però ci sono alcune eccezioni, cioè ci sono precisamente 5 eccezioni, e cioè se D è uguale a 2 per ogni n abbiamo una dimensione diversa da quella, e poi ci sono quelle che ho scritto, cioè per polinomi di grado 3 in 5 variabili e per polinomi di grado 4 in 3, 4 e 5 variabili. Questo teorema è un teorema difficile da dimostrare, non è assolutamente un teorema elementare, e anche capire che cosa uno deve cercare di dimostrare, cioè cercare di capire quali sono le eccezioni e immaginare che non ce ne siano altre, già questa è una parte difficile, no? Che uno deve cercare di capire veramente se vuole cercare di dare una dimostrazione. E questo problema comunque appunto è stato risolto appunto da Alexander e Chovitz. Non è però finita la storia, perché ci sono varie altre domande a questo punto che uno si può porre. Allora, intanto qua ho così raccolto un po' di altri problemi e osservazioni. Intanto una cosa abbastanza interessante è che il teorema che ho appena scritto si può interpretare come un teorema di interpolazione in più variabili. Adesso su questo non entro, cioè se voi avete nello spazio un certo numero di punti con molteplicità, vi potete chiedere una curva o insomma una ipersuperficie, qua il discorso è un po' più complicato, di che grado riuscite a farla passare per quei punti. Ecco, allora il teorema di Alexander e Chovitz può essere diciamo riformulato in termini di un'interpolazione in più variabili. Poi, come dicevo, questo problema riguarda il border rank, che se uno vuole invece determinare il rango, allora le cose sono molto più complicate, qua il problema è ancora completamente aperto, cioè ci sono alcuni risultati ma veramente pochissimi, cioè veramente non si sa. Poi abbiamo parlato di polinomi omogenei, i polinomi omogenei si possono interpretare come tensori simmetrici. Allora, forse i fisici conoscono più i matematici i tensori, e il problema che abbiamo enunciato, il problema che riguarda tensori simmetrici, si possono enunciare problemi analoghi per tensori generali o tensori antisimmetrici, e là le cose sono ancora assolutamente non chiare, cioè non si sa, no, non c'è risposta, ci sono delle congetture, però è tutto ancora da studiare. Non ci sono algoritmi per trovare una decomposizione esplicita, cioè se uno ha il polinomio sa che lo potrà scrivere come somma di n più r di dn addendi, ma trovare questi addendi è una cosa che in generale non si sa. Allora, lo si sa in certi casi magari abbastanza semplici, però in generale non c'è un metodo generale, non c'è un algoritmo in generale per trovare la decomposizione. E poi
Non è detto che la decomposizione sia unica, anche questo è un problema. Cioè, se io ho un polinomio e so che lo posso scrivere come somma di r potenze di esima, lo posso scrivere in un solo modo o in più modi, in quanti modi, come posso capire in quanti modi lo posso fare, come posso descrivere tutti i modi possibili, no? Sono tutti problemi che si stanno studiando e che sono aperti. Ecco, allora, a questo punto, arrivederci. E questi ultimi minuti cercherò di dare un'idea di come questo tipo di problemi poi si trovano applicazioni. Allora, negli ultimi anni, come anche diceva il nostro collega nell'introduzione, le varietà dissecanti, allora non soltanto diciamo un problema di Waring e somme di potenze, di polinomi, ma in generale il problema per i tensori ha trovato applicazioni in campi svariati, appunto tipo statistica, complessità, teoria dei segnali, chimica, informatica quantistica, eccetera. E appunto si è costituito un gruppo di persone che vengono da campi diversi e cercano di trovare un linguaggio comune in modo da tradurre in termini matematici precisi i problemi da studiare. Allora vi segnalo questo libro che è recentissimo, in cui appunto vengono un po' descritte queste applicazioni. Allora vi do molto brevemente un paio di esempi. Allora, un primo esempio, siamo ancora più o meno vicini alla matematica, è un problema di complessità, quindi un problema di informatica in realtà. Allora, tutti sapete cosa sono le matrici e sapete come si definisce il prodotto di due matrici. Allora, qua abbiamo l'esempio semplicissimo, abbiamo due matrici 2x2, A e B, sono scritte A, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, stessa cosa con B, e abbiamo il loro prodotto C. Allora, come sono fatti i quattro elementi di questa matrice prodotto? Si devono fare quelle operazioni che sono scritte là, no? C1, 1 è A1, 1, B1, 1, B1, 2, B2, 1 e così via. Allora, per costruire la matrice prodotto, che operazioni devo fare? Devo fare 8 prodotti e 4 somme, d'accordo? Allora, se uno vuole fare questi conti al computer, diciamo la cosa più dispendiosa sono i prodotti, le somme non sono così gravi. Allora, cosa succede se invece di avere matrici 2x2, se invece di avere matrici 2x2 o matrici n×n, mi servono n al cubo prodotti, perché ho n quadrato termini nella matrice prodotto e ciascuna contiene n prodotti che poi devo sommare. Quindi ho n al cubo prodotti e n al cubo meno n al quadrato somme. Allora sono tanti. Ecco, allora, per quello che riguarda il prodotto di due matrici 2x2 del 1983, Strassen ha dimostrato che sono sufficienti 7 prodotti, cioè non c'è bisogno di 8, ma sono sufficienti 7 prodotti. Questo risultato è a quel tempo stato molto inaspettato, perché quello che Strassen stava cercando di fare, quando poi gli è venuto fuori questo teorema, era di dimostrare che non è possibile effettuare il prodotto di due matrici 2x2 con meno di 8. Invece, facendo i conti, gli è venuto fuori che ne bastano 7, e qua esplicitamente è scritto come si può fare, cioè i 7 prodotti sono scritti là, no? Sono sempre ottenuti dagli elementi delle due matrici, e poi ho da fare un certo numero di somme. Ecco, allora, se uno ha una matrice n×n, usando il risultato di Strassen, cosa può fare? Può scrivere questa matrice a blocchi e applicare il teorema di Strassen
ai blocchi, no? Cioè interpretare la matrice n per n, o magari una certa sottomatrice più grande possibile, come una matrice 4x4 di matrici, no? Cioè interpretare una matrice n per n come una matrice di matrici, tutta quanta, oppure una sua sottomatrice più grande possibile. Allora, applicando il risultato di Strassen a queste matrici di matrici, quello che si riesce a fare è ridurre la complessità del prodotto di quelle due matrici da n al cubo a n al logaritmo in base 2 di 7, il 7 viene fuori perché abbiamo 7 invece di 8, e questo è comunque un progresso notevole. Ecco, allora l'idea è che il prodotto di due matrici si può interpretare come un tritensore, non come un'applicazione bilineare da una coppia di matrici e un'altra matrice. Questo è quello che si chiama un tritensore. Allora, per i tritensori, che sono una generalizzazione dei polinomi omogenei, che sono tensori omogenei, tensori simmetrici, per i tritensori si possono ridare tutte le nozioni che abbiamo visto prima, in particolare quella di rango e di borderline. Allora, il risultato di Strassen dice in pratica che il rango del tritensore moltiplicazione di matrici 2x2 è minore o uguale a 7. Okay? Ecco, allora quello che poi è stato dimostrato è che il rango è proprio uguale a 7 e che anche il rango bordo è 7. Allora, poi andando avanti, si riesce a lavorarci su per le matrici 3x3, quello che adesso si sa è che il rango è compreso dalla 19 a 23, cioè sono sufficienti da 19 a 23 prodotti, non si sa esattamente qual è esattamente il borderline è ancora un pochettino più basso. Ci sarebbe ancora una applicazione, ma non lo so perché, vi do un'idea veramente vaghissima. È un problema che riguarda la teoria del segnale ed è cosiddetta il problema della blind source separation. Allora, in parole molto molto semplici, il problema è questo. Allora, noi sappiamo che ci sono delle sorgenti in giro che emettono dei segnali, ma non sappiamo dove sono, quante sono, come sono fatte. Quello che sappiamo fare è misurare il segnale ad ogni istante t mediante delle antenne che abbiamo dislocato in giro. Allora, in pratica, le quantità che misuriamo le possiamo quantificare, le chiamiamo y1 di t, yn di t, e sono funzioni di t. Allora, dobbiamo fare delle ipotesi per cercare di localizzare le stazioni. Allora, facciamo l'ipotesi che ce ne siano r e che questo r sia minore di n. Poi questo r ricorda un po' vagamente il rango. Allora, facciamo questa ipotesi e inoltre supponiamo che queste quantità indipendenti, queste x1 di t, xr di t, cioè sarebbe i segnali emessi e i segnali misurati, siano legati tra di loro da una relazione lineare che scrivo in forma matriciale, cioè abbiamo una matrice che in questo caso sarà r per n, no? Di costanti, che mi lega le funzioni y con le funzioni x. Ecco, allora il problema è ricostruire le funzioni x e la matrice A a partire dalle funzioni y. Allora, capite che il problema sembra molto molto assurdo, cioè noi abbiamo soltanto queste misurazioni di y1 e yn, ipotizziamo di avere relazioni di quel tipo e cerchiamo di ricostruire sia la matrice sia le x. Ecco, allora
un approccio, un'idea dell'approccio a questo tipo di problema, che ovviamente è molto semplificato, non tiene conto poi di rumori e altre cose. C'è una strategia che è basata sui cumulanti di ordine maggiore uguale a 2, non so se qualcuno ne ha sentito parlare, o stiamo entrando nel campo della statistica, in particolare della statistica algebrica. Allora, l'idea è che abbiamo fissato una funzione densità di probabilità, mi, e vabbè, definiamo questa funzione E di x con i, che è l'integrale di x con i su di mi, no? Quindi in pratica è la media di questa funzione x con i. La stessa cosa posso fare per y. Ecco, allora, i cumulanti del secondo ordine sono definiti nel modo che vedete là, cioè per ogni coppia i e j, adesso i e j varierà da 1 a r, per x posso definire questa quantità k i j x che è scritta. Ecco, la stessa cosa posso fare per le y, cioè posso definire per le funzioni y queste k i j y. Allora, la proprietà che le sorgenti x1 e xn siano indipendenti si può tradurre nella condizione che questi cumulanti del secondo ordine relativi a x siano tutti nulli se i è diverso da j e quindi sopravvivano soltanto i ki. Inoltre, dalla relazione che abbiamo scritto prima, ipotizzato che y sia uguale a ax, segue che c'è una relazione tra i cumulanti del secondo ordine di x e quelli di y, ed è la relazione che trovate scritta là, cioè la kijy è un'espressione di quel tipo. Ecco, allora, l'idea è che questi cumulanti del secondo ordine si possono interpretare come coefficienti di polinomi omogenei di secondo grado. E che, allora, ricostruire le y a partire, no, le x a partire dalle y e anche la matrice A si possa tradurre nella possibilità di scrivere il polinomio omogeneo di secondo grado che corrisponde ai cumulanti per y come somme di quadrati. Ecco, allora, il problema con le somme di quadrati è, se vi ricordate vagamente il teorema di Alexander e di Schuritz, per le somme di quadrati la dimensione che viene fuori non è mai quella aspettata e in particolare la decomposizione non è mai unica. E quindi per il secondo grado non si riesce a dare una risposta. Ma cosa possiamo fare? Possiamo andare su col grado, e cioè andare a introdurre, anziché andare a studiare i cumulanti non del secondo ordine, ma quelli del terzo, del quarto e così via. Allora, con le misure che si riescono a fare, si possono calcolare questi cumulanti di y di qualunque ordine e ci si può fermare a un ordine per cui si sa che la decomposizione, quella del problema di Waring, è unica. E quindi una volta che uno è capace di fare quella decomposizione, riesce a calcolare i cumulanti per x e la matrice A. Questa è l'idea abbastanza così vaga della traduzione del problema. Ecco, a questo punto penso di aver parlato abbastanza. E di non aver deciso tanto.